Buongiorno a tutti, cari amici di Radio Scassata 96.0. Siamo tornati dopo qualche problemino che abbiamo avuto nella settimana scorsa, ma ora possiamo riprendere le trasmissioni lunedì 20 aprile 2020. Durante questi giorni abbiamo potuto vedere come le cose non siano cambiate per niente riguardo alla nostra quarantena del cavolo. Addirittura si sta già pensando a far slittare la fine del lockdown dal 4 maggio al 18. E sì, cari ragazzi, non è che istituiscono delle task force per farle lavorare qualche giorno. Eh sì, perché se il problema viene risolto, se l'emergenza non c'è più, che cosa faranno questi 450 idioti? Continuano le risate per la vicenda MES, dove migliaia di persone gridano indebitiamoci, ma si sono dimenticati che per anni ci sono stati tagli alla sanità, ce lo chiede l'Europa, per poi arrivare a farsi prestare i soldi per cosa? Per la sanità. Proprio degli idioti. Bisognerebbe tornare sicuramente ad avere una banca centrale nazionale che fa il suo lavoro e non che fa lo strozzino. Una banca che compra i titoli di Stato senza condizioni. Ma andiamo avanti. In questi ultimi giorni sono stati tantissimi gli episodi di violenza a cui sono stati sottoposti i cittadini e il popolo che tranquillamente usciva a fare le sue passeggiate e le sue commissioni. Inspiegabilmente le forze dell'ordine stanno dando prova di un grande disonore. La tecnocrazia totalitaria va avanti, ma ci si chiede: ma dove cazzo sono tutti i giovani che devono prendere in mano sta merda di situazione? Cioè, tutte le persone fino ai 30 anni che ho sentito parlano solo di cazzate, nessuno che veda quello che gli sta succedendo. Ma ora andiamo avanti con la trasmissione, cari amici di Radio Scassata 96.0. Oggi avremo come ospiti gli Anvil Therapy con il loro Metal Progressive. Ecco a voi il primo brano, che si intitola Monotonia. Yeah.
Bene, cari amici di Radio Scassata 96.0, oggi abbiamo l'onore di avere in collegamento telefonico il nostro carissimo Mister Cinzio, che si occupa del Cruciverbone. Salve Mister Cinzio! Ola! Ciao ragazzi, buongiorno! Buongiorno! Allora... Buongiorno signor Cinzio! Ciao DJ Bennaggi, allora quanto tempo che non ci si sente? Sì, da sabato! È un bel po' di tempo comunque, sono già passati 2 giorni. Già. Comunque ci risentiremo stasera alle 19 per il Cruciverbone, tutto pronto? Ma sicuramente, certo, è un piacere collaborare insieme. Spero che, dunque, come mi stava spiegando prima, avete già risolto questo problema del mixer, insomma. Allora, il problema come l'avete risolto? Il problema del mixer in realtà riguardava gli apparati per Radio Scassata 96.0, perché come ha notato il Cruciverba non ha subito degli stop, infatti la regia la comandiamo tramite software, invece per la radio scassata abbiamo delle apparecchiature vecchie analogiche tutte scassate e una ha preso fuoco e quindi abbiamo dovuto quindi mi posso praticamente ritenere anche fortunato a riuscire a lavorare in queste in condizioni magari un po' più ottimali rispetto a voi. La tecnologia ci dà la possibilità di gestire la regia del Cruciverbone tramite una sola postazione. Già, purtroppo la situazione è quella, ma ci accontentiamo lo stesso. Guarda DJ Bennaggi, io praticamente i Cruciverba con cui giochiamo ogni giorno me li sto facendo a mano. Si vede, Mister Cinzio, ed è un ottimo lavoro, complimenti. Non so se avete notato la precisione di quei quadratini, non ce n'è uno diverso dall'altro. Guardi, in realtà... Mica roba facile, si vede che ho fatto le industriali. In realtà sabato c'era qualche linea storta perché anche lei ci aveva... Ma non ci credo, neanche se ci vado a ricontrollare con un calibro, non noterà la differenza. Anche perché lei si è scusato in anticipo dicendo che era un po' stanco, quindi qualche linea storta ci stava. Va bene, dai, qualche linea la possiamo anche passare, effettivamente fatte così al rientro dal duro lavoro ci può stare, dai. Esatto. Ascolti, mi parli un po' dei partecipanti di questo Cruciverbone. Quali sono i personaggi più strani che partecipano a questo gioco? Ma guardi, allora, innanzitutto sono veramente contento della partecipazione che c'è con i telespettatori. Abbiamo raggiunto anche insomma quei 16, 17, anche 18 telespettatori e mi fa molto piacere. È stato... I personaggi, almeno i telespettatori, che si vedono di più tra uno degli ultimi, magari anche Elio, che è uno di quelli che... Elio chi bravo. È? Chi è Elio? Ma sinceramente non saprei, perché sono tutti un po' anonimi, tutti un po' comunque con nomignoli che non vogliono mostrare la loro identità. Però a noi non ci interessa, perché per noi l'importante è divertirci, stare insieme, passare quell'oretta con il Cruciverbone, si fanno 4 risate, quindi chi è chi non è non ci interessa. Certo. Un altro tra i maggiori, insomma, quelli più veloci che rispondono meglio... che risponde a un maggior numero da un maggior numero di risposte corrette, c'è sempre Mauro. Un saluto a Mauro. Ragazzo, saluto a Mauro, quindi c'è Salvatore, che tra l'altro un ha vinto Tore. Nel sorteggio la spilletta anche di Telescassa. Tore, chi è l'amico di Elio, giusto? Ma non riesco a capire questa cosa qua, perché Salvatore dice che non lo conosce, mentre Elio afferma di essere un carissimo amico. Ho capito. Va bene. Quindi l'appuntamento è per questa sera alle 19 con esatto, il Cruciverbone. Esatto ragazzi, belli pronti, anche stasera ci risentiamo. Certo. Cruciverbone, mi raccomando. Volevo ringraziarla. Ho cambiato sistema, ho fatto un Cruciverbone un po' più grandetto. Ed è un livello un po' più difficilotto, quindi lo mettiamo alla prova, vediamo come vi comportate, se non ci mettiamo troppo tempo, altrimenti torniamo al sistema di prima. Va benissimo, e volevo ringraziarla anche per aver dato spazio al nostro poeta Fernandino Mascuoletti e al nostro trio canoro Trio Latte Dolce. No, bravissimi tutti quanti, sia il nostro Fernandino, che è molto bravo nello scrivere, sia...
i componimenti musicali di, del trio Latte Dolce. Sì, sì, sì. Come sì, dico sì. spesso in diretta, mi piacerebbe proprio vederle dal vivo. Guardi, ora invierò la sua richiesta, che sarà sicuramente da prendere in considerazione quando finirà tutta questa puttanata di pandemia. No, magari, speriamo presto, dai. Vedere proprio ospiti dal vivo su Radio Scassata. Certo, faremo dei video dedicati al trio Latte Dolce e al signor Fernandino Mascoletti. Grande tutti quanti, ma mi complimento anche con gli altri ragazzi e insomma ci sono tanti personaggi che si danno parecchio da fare, tipo la signora Rodolfa, la nana dei boschi, Mr. Gregory con la sua rubrica musicale. Sì, sì, tra sì, l'altro sì. Ho preso anche ispirazione da lui a guardarmi certi gruppi che non conoscevo e devo dire che mi sono piaciuti. Sì, Mr. Gregory è proprio un'ottima fonte per i consigli musicali, esatto. Ma mi sto preoccupando un po', ma che fine ha fatto la signora anziana che non si sente più? La ma signora si è sentita male, ha avuto qualche problema? Allora, la signora anziana, dovete sapere che ha avuto dei guai perché è stata molestata mentre andava a fare le sue ispezioni per le mascherine. Praticamente i commessi dei negozi si sono talmente arrabbiati che hanno chiamato le forze dell'ordine e l'hanno fatta picchiare, come si vede in questi giorni. L'hanno pestata, vero? Sì, immagino. Come si adesso vede... ultimamente si usa questa cosa qua, esatto. Gli anziani, i vecchietti, chi va a buttare la monnezza, bene. Infatti abbiamo proprio un sistema pubblico che ci dovrebbe difendere, che invece ci prende a mazzate perché... Infatti, caro Mr. Cinzio, abbiamo un pool di legali che gratuitamente offriranno le loro prestazioni a tutti i cittadini, a tutto il popolo che ha subito dei soprusi e degli abusi per via di queste puttanate della pandemia. Bene ragazzi, a questo proposito io non so come DJ Benaci, lo conosci benissimo anche tu, il nostro caro avvocato Taormenta, lui è molto bravo a risolvere. Certo, infatti fra poco vi faremo sentire le sue opinioni. Perfetto, bene, me lo saluti tanto allora. Va benissimo, dopo glielo saluterò. Grazie mille. Va bene Mr. Cinzio, la ringrazio per essere stato qui con noi a Radio Scassata 96.0 e ci vediamo questa sera per il Cruciverbone. Ma certamente, grazie a lei DJ Benaci. Beh, mi raccomando ragazzi, tutti pronti per stasera, Sì, sì, belli sì. Belli carichi. Certo, grazie alle 19 con il Cruciverbone. Salve Cinzio, perfetto. A più tardi, grazie alla ancora. Alla prossima DJ Benaci, ciao, grazie mille. Ciao, buona ciao. Buona giornata. Ciao, grazie, ciao. Ciao. E ora andiamo avanti con gli Anvil Therapy e il loro prossimo brano che si intitola Rage.
cari amici di Radio Scassata 96.0, oggi è tornato con noi in collegamento telefonico l'avvocato Taormetta. Pronto? Salve, salve DJ Bennaggi. Salve avvocato. Salve a tutti i telespettatori di Tele Scassata. Salve, salve, buongiorno anche a lei. Come sta avvocato? Tutto bene, tutto bene. Tutto bene? Procede bene. Procedono bene le nostre cause per la radio, la TV, sì? Siamo io e i miei collaboratori attivissimi, stiamo ricevendo tantissime richieste, siamo d'aiuto a tutti quanti. La ringrazio. Allora, caro avvocato Taormetta, la informo che stanno piovendo fior di lettere e messaggi per cercare un sostegno legale da parte sua. Posso leggerle qualche richiesta dai nostri amici? Assolutamente, sono qua per questo, sono qui per aiutare il più possibile le persone che hanno dei problemi. Oh, molto bene, molto bene. Allora, le leggo la prima lettera. Caro avvocato Taormetta, mi chiamo Maurizio e ho un gravissimo problema. Sono stato multato perché dovevo portare il cane in giro tante volte per diarrea e sono stato accusato di aver abusato e sono stato accusato di aver abusato del cane. Come posso risolvere? Caro Maurizio, la questione è semplice. Lei doveva fare, o spero, abbia fatto le foto di ogni volta che è uscito con il suo cane e ha avuto dei problemi intestinali. Facendo le foto, avendo la prova, c'era questo bisogno, lei con un ricorso fatto in tempo non avrebbe alcun problema, perché la legge è con lei. Va bene, la ringrazio avvocato Taormetta, riferirò al nostro carissimo ascoltatore Maurizio se ha per caso un servizio fotografico della diarrea del cane. Va bene? Lo auguro per il signor Maurizio. Certo, certo. Ora abbiamo un'altra lettera che dice: caro avvocato Taormetta, mi chiamo Giuliana Massia. Volevo sapere se posso uscire a cavallo e se ho bisogno di raccogliere la cacca come per i cani. Grazie e buona serata. Aspetti che voglio controllare bene per essere chiaro. Sì. Sì, guardi, sussiste una legge riguardo per chi tiene il possesso di equini, la legge per essere preciso del 94-740, sì, che dice che in casi del genere la signorina dovrebbe portarsi una pala per poter raccogliere gli escrementi e poterli insomma smaltire correttamente. Smaltire nel più vicino cestino pubblico adibito agli escrementi del cavallo. Va bene, carissima Giulia Massia, spero tu abbia capito come comportarti quando esci a cavallo. Bene, grazie caro avvocato Taormetta. Ora passiamo alla prossima lettera dal nostro amico. Allora, caro avvocato Taormetta, mi chiamo Siluretto, di cognome il nome lo evito, va bene. E come posso comportarmi nel caso in cui l'oroscopo non abbia azzeccato il mio futuro? Posso per caso denunciare il cartomante che mi ha illuso? No, purtroppo devo rispondere a questo signor o signora anonimo dicendo che no, purtroppo non è permesso, diciamo infruttuoso poter denunciare. Se conosce di persona è possibile invece poter andare dal signore
e se non combacia per niente con l'ostomo poterlo pestare, perché io sono d'accordo, anzi difenderei io di persona il signore per un fatto del genere, assolutamente. Quindi il signor Siluretto potrebbe, secondo l'avvocato Taormetta, se conosce di persona il signore che ha fatto l'oroscopo, sì, perché è l'ora che si finisca con queste cialtronate. Ho capito, quindi possiamo far valere delle antiche leggi della vendetta e dell'orgoglio. Guarda, serve solo il diritto all'onore dell'essere umano, insomma, perché sono pratiche appunto da un uomo del Neanderthal, io, quindi... Ma come penso che lei sappia, se, caro avvocato Taormetta, il diritto tramandato per via orale, il codice dell'onore e della vendetta che vigeva fino a qualche decennio fa nei nostri territori, ci darebbe ben ragione. Ma a tuttora adesso, perché ripeto, difenderei di persona, perché è una questione che va contro il nostro diritto più accostante. Bene. Non essere sbeffeggiati da personaggi del genere. Certo, la ringrazio signor avvocato Taormetta. Grazie a voi. Vorrei chiederle se ha qualche notizia in merito alle autocertificazioni. Sì, guardi, l'ultimo decreto che sta per uscire imporrà non solo le mascherine per tutti, quelle facciali, sì, ma a chi soffre di meteorismo, sì, le cosiddette mascherine anali. Ah, bene. Perché... Quindi, riprendendo il caso dell'altra volta, nei supermercati, che c'è stato un caso di meteorismo da parte di tutti i clienti, c'è stata questa interrogazione parlamentare per chiedersi se il virus potesse essere trasmesso tramite le scorregge. Esatto, quindi la certificazione, uno deve scrivere se soffre di certi problemi. Perché è giusto che si autocertifichi e quindi sia scritto. Capito, questo è quello che vorrebbe il governo, ma lei sa benissimo che non possiamo assolutamente certificare il nostro stato di salute. Violerebbe qualche legge sulla privacy, penso io, però sai com'è. Noi siamo arrivati a un accordo dove nel 2000 è stato sancito il diritto all'autocertificazione, ma è stata vietata l'autocertificazione appunto per certificare gli stati di salute della persona. È una questione infatti seria, non lo metto in dubbio, solo che io proporrei un referendum. Ma il referendum sarebbe l'ultima cosa da poter fare. Prima è quello di un bel sondaggio. Allora vogliamo. Allora proporrei la legge marziale. Non so perché. Va bene, lasciamo perdere. Ringraziamo l'avvocato. Lo taglio. Va bene, carissimo avvocato Taormetta, lei è stato gentilissimo come sempre ad aiutarci con i nostri casi. Sono a vostra disposizione, scusi. Grazie. Sicuramente la ringraziano anche i nostri ascoltatori che ci hanno scritto per avere delle consulenze da parte sua. Ora riferiremo puntualmente le sue dicerie. Grazie.
Grazie, grazie assolutamente. Mandate più lettere possibili. Sono va qui, bene, va bene. A disposizione. La ringrazio e la saluto. Un abbraccio. Ci aggiorniamo presto. Arrivederci. Salve, grazie, grazie. Bene, cari amici di Radio Scassata 96.0, è finalmente giunto il famoso fatidico momento dell'oroscopo, perché abbiamo oggi una grandissima novità: è resuscitato il nostro sciamano Zulu, che era morto per cause sospette, ma vediamo cosa ci vuol dire oggi. Pronto, sciamano Zulu? Pronto, buongiorno a tutti gli amici di Radio Scassata, come state? Salve sciamano, salve! Sono felice che lei sia resuscitato, ma mi dica, cosa ha provato durante la morte? Non ero praticamente morto, voi dovete sapere che noi sciamani puntualmente ci sforziamo di meditare sottoterra per una settimana. Quindi era... anche questa settimana ero sottoterra, non respiravo, non mangiavo per una settimana intera. Quindi... e da qui ho sviluppato un nuovo oroscopo tutto per voi. Ho capito, quindi lei era in una sorta di letargo. Esattamente. Bene, ci dica pure l'oroscopo di questa settimana. Allora, siccome ho poco tempo, leggerò l'oroscopo solo per voi, molto velocemente. Allora, partiamo subito senza perdere altro tempo e iniziamo con il nostro segno Ariete. Allora, Ariete, state pensando di organizzare un viaggio assieme al vostro partner? No, 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 tranquilli che dopo il 4 di maggio un nuovo decreto stroncherà i vostri bei sogni e i vostri progetti. Andiamo avanti con Toro, fate attenzione per tutta la settimana, non dovete assolutamente bere caffè, il vostro stomaco sarà carico di batteri perché Mercurio e Venere sono allineati. Andiamo subito e passiamo al nostro segno Gemelli. Avete ricevuto delle bollette salate da pagare? Non pensate che il governo vi aiuti per via dell'epidemia, pagate, pagate, pagate. Cancro, Saturno vi aiuterà. Ora finalmente potete riflettere sui vostri nei. Leone, prendete la palla al balzo, non sentitevi soli perché affiancati. Affacciandovi al balcone vedrete un gabbiano libero volare e voi chiusi all'interno della vostra abitazione. Vergine, se avevate intenzione di mettere in pratica un progetto imprenditoriale, lasciate perdere, il governo non aiuterà proprio nessuno in questo periodo. Bilancia, non morirete di Covid, ma morirete di invidia. Scorpione, sarà una settimana molto difficile, il vostro umore sarà altalenante perché due tipi di antenne 4L 5F emanano frequenze diverse dal vostro cervello. Sagittario, non cercate lavoro. Nuovi bonus da 150 euro semestrali, controllate le fughe di gas in casa. Capricorno, la vostra gelosia vi prolungherà la vostra triste vita, di conseguenza vivrete a lungo e tristemente. Acquario, dormirete solo 4 ore questa settimana. Pesci, morirete affogati nella vostra vasca da bagno. Grazie a tutti, Radio Scassata, ci sentiamo la prossima settimana. Arrivederci DJ Vanesi. Grazie sciamano Zulu, è stato veramente un portento con questo oroscopo, non vediamo l'ora di sentire quello della settimana prossima, la ringrazio. Arrivederci, saluti. Saluti, salve, salve. E ora ci ascoltiamo Overlaps dei Anvil Therapy. I was the one that left you low.
cari amici di Radio Scassata 96.0, siamo qui oggi con gli Alvin Therapy. Dopo aver sentito alcuni loro brani, li abbiamo in collegamento telefonico. Pronto, ragazzi? Ciao a tutti! Ciao! Ciao! Chi siete? Sono Michel, il batterista. Poi? Ciao, sono Dario, il tastierista. Poi? Ciao, sono Francesco, il cantante. Ok, ciao Michel, ciao Dario e ciao Francesco, come state? Purtroppo so che non abbiamo potuto avervi tutti qua contemporaneamente, però ci faremo bastare la vostra presenza. Chi manca? Manca il chitarrista Alessandro Birchicci e il bassista Stefano Filipponi, che sono un po' impegnati dal punto di vista, insomma, lavorativo, per fortuna, di questi tempi, quindi... Sì. Va bene, voi invece, ragazzi, voi tre state lavorando? Allora, è un periodo un po' complesso, specialmente per chi si occupa appunto del mondo della musica, è un periodo, insomma, complesso per tutti, ma insomma, diciamo che la musica è particolarmente ferma rispetto ad altri settori, per ovvi motivi. Sì, certo. Quindi ci dobbiamo un po' arrangiare. Ma perché tu lavori con la musica? In buona parte sì. Di cosa ti occupi? Tramite varie attività, faccio lezioni di strumento, faccio il turnista. Chiaramente tutto bloccato, certo. Ho capito. Invece voi altri due ragazzi, Dario e Francesco, lavorate? Allora, senti, io sto lavorando anch'io sempre nel mio ambito, che è principalmente l'insegnamento musicale, e ovviamente poi le band sono una parte, certo, del lavoro. Devo dire che con l'insegnamento non me la sto passando male, a parte che mi sono venuti due occhi tipo camaleonte a stare davanti al computer fisso, perché fare lezioni online, cioè, è un po' più provante. Sicuro, certo. Però dai, più avanti. Già. Comprendo la difficoltà dell'insegnamento con questo nuovo metodo di smart working che purtroppo abbiamo dovuto subire tutti, dagli insegnanti agli alunni, agli allievi, insomma. Eh sì, è un gran problema. Più che altro tanto fa anche lo strumento, perché magari è un pianoforte, una chitarra, anche magari la voce, insomma, con questi strumenti si riesce un po' meglio magari a fare lezioni a distanza. Per me che sono batterista è decisamente più complicato, ecco. Sì, immagino. Ma ragazzi, ho sentito un accento toscano, voi di dove siete? Firenze. Siete tutti di Firenze? Sì. Perché non ve l'avevo ancora chiesto. Bene, cari amici, abbiamo oggi in onda gli Anvil Therapy di Firenze. E ora parlateci un po' di questo progetto, ragazzi. Allora, il progetto nasce, direi, una quindicina, sì, poco meno di 15 anni fa, dalle ceneri di un vecchio gruppo che si chiamava Olisun, della quale però io non facevo parte, quindi magari è bene passare la parola a Dario, che già c'era ai tempi. Va bene. Ok. Sì, eccomi qua, io sono, diciamo, il più vecchio dal punto di vista della band, e sì, appunto, siamo nati come Holy Sinner nella prima formazione, diciamo, nella prima decade del 2000, sì. E facevamo metal classico, diciamo, all'inizio addirittura la band, prima che entrassi io, era nata come un progetto di cover, come succede, insomma, anche da più giovani. Sì, sì, certo, poi, capita. Con l'esigenza di fare pezzi propri, cercarono un tastierista. Io ero all'epoca, diciamo, 18-20 circa, così, quindi, e mi stavo avvicinando da poco in realtà a questo mondo più rock, più duro, perché alla fine io venivo più da altri tipi di sonorità, tipo jazz, blues, però insomma ero affascinato da questo mondo un po' più pesante, in cui lo strumento tastiera, tra l'altro, spesso da profani non si pensa che abbia poi un ruolo molto importante. Poi cioè, dipende anche dalla band, dipende dalle sfumature, e quindi niente, beh sì, certo, la storia della musica ci dà tanti esempi.
Sì, esatto. All'inizio la band, appunto, Lee Sinner non era particolarmente progressive come stile, anzi era più metal classico, però poi sia per le mie influenze, sia poi per come si è evoluta la composizione, iniziò già all'epoca a puntare verso il genere del progressive metal, progressive rock. Sì. Niente, poi appunto a un certo punto vari cambi di line up, alcuni, come dire, come spesso succede, insomma, magari incomprensioni così, qualcuno va via, qualcuno si mette a fare altro, e arrivammo con una formazione rinnovata verso il 2009 a reinventarci, e allora decidemmo proprio di cambiare nome, perché alla fine forse sì, ero rimasto solo io della prima formazione. E quindi siamo rinati come Bill Therapy. Ho capito. Quali sono le vostre maggiori influenze musicali? Vai, Michi. Allora, le nostre influenze riguardano, sono un po' varie, perché comunque ognuno di noi viene un po' da mondi leggermente diversi, certo. Quindi ognuno di noi porta il proprio stile. L'influenza di base è progressive rock metal. Con varie sfumature, con del crossover appunto di vari generi. Citatemi una band del progressive che vi ispira particolarmente, o comunque che tenete ad alto livello. Dario? Vabbè, a costo di sembrare scontato, ma fa parte sicuramente del nostro vissuto come band, devo per forza di cose nominare i soliti Dream Theater in questo caso. Vabbè, che male c'è, ma non ci vedo nulla di male, sono stati soprattutto nei primi anni una pietra miliare di questo genere. Esatto. Diciamo che oggigiorno va un po' di moda, tra virgolette, denigrarli o forse quantomeno considerarli un po' scontati quando uno parla di questo genere, però appunto, sai, quando lo inventi un genere è anche difficile poi non usare quel paragone. Ma sicuramente è la nostra prima. Sì. No, vai, la vostra? La nostra prima fase è stata molto influenzata da quella sonorità lì. E poi ora via via ci siamo, in generale abbiamo sempre cercato di mettere del nostro nelle composizioni, avendo presenti le pietre miliari del passato, di un Peter, ma potrei dire che anche gruppi più 70, tipo gli Yes, Rush del primo periodo. Certo. Insomma, Genesis, insomma, i grandi gruppi del passato sono talmente state delle pietre miliari che è impossibile non andare a cercare anche qualche sfumatura che hanno lasciato. Poi ovviamente cerchiamo di metterci del nostro e non ci diamo troppi limiti nell'inserire sfumature, ecco. Ho capito. Invece, ragazzi, un genere musicale che proprio non sopportate qual è? Gago. Trap. Proprio. Michi, che domandona. Poi la risposta era quasi ovvia, comunque. Era quasi ovvia. Sì. Va bene, ragazzi, va bene. Ascoltate, progetti odierni per il futuro, interrotti per questa pandemia? Raccontateci un po'. Allora, abbiamo all'attivo due album con cui stiamo promuovendo appunto l'ultimo lavoro che abbiamo fatto, che si chiama Duality, che potete trovare nei vari store digitali, anche in copia. Sicuramente, volentieri. Quando sarà possibile ripartire, ovviamente. Tra l'altro avevamo un concerto con una band nel nostro genere, nel nostro territorio, che va molto, sono Dark Order da molti anni, e in un locale a Prato, e purtroppo ovviamente è stato tutto fermo, certo. E quindi adesso stiamo cercando di promuovere questo nostro ultimo lavoro, e stiamo già iniziando a lavorare per quanto riguarda un nostro primo concept album, ma lì non svegliamo più di tanto, perché siamo proprio agli inizi dei lavori, ecco, quindi va benissimo. Sarò lieto quando sarà pronto il vostro concept di dargli un ascolto, e soprattutto quando si riapriranno i cancelli. Se verrete nella zona del bolognese, fatemelo sapere, perché verrò sicuramente a sentirvi. Molto volentieri.
Va bene, cari ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui con noi a Radio Scasata 96.0. Vi mando un grande abbraccio e ancora tante grazie. Ciao, grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie mille. Grazie ragazzi. Ciao, bravo, ragazzi. Ciao, ciao, un saluto agli Anvil Therapy da Firenze. Ed ecco a voi l'ultimo brano. Ciao. It was just 5 a.m. A kiss on my forehead before you left. Sunrise was dark, the air felt so cold, you tucked me in to disappear. How many people spoke ill of you? How many times we didn't know what to do? Without